Giulia Bevilacqua, buongiorno, ovvero Valeria. Sì. Valeria è arrivata alla felicità. Sì, buongiorno a tutti. Valeria. È arrivata alla felicità. Ma è arrivata la felicità, Valeria? Sì, assolutamente sì, è arrivata. Vabbè, la domanda d'obbligo intanto è: che cos'è la felicità? È una domanda molto difficile a cui rispondere, è un sentimento che viene e va, non è costante, per cui è molto difficile descriverlo proprio per questo. Secondo me è rendersene conto, quindi ogni tanto durante la giornata fermarsi e pensare quante cose belle sono successe oggi, ho qualche motivo per essere felice, e quando ci si pensa e si realizza, arriva la felicità. Allora, Valeria è uno dei personaggi più chiave, chiamiamolo così, no? Di questa nuova fiction di Rai 1, perché è lesbica, ha una fidanzata, sì, giusto? Però ha qualche problema con la mamma, perché non l'accetta. Beh, sì, questa cosa. Sì. Ma siamo ancora messi così? Purtroppo, no? Strano dover rispondere ancora a questo tipo di domande. In questa serie abbiamo voluto raccontare la storia di due persone che si amavano, che si amano, quindi senza dover andare a descrivere necessariamente la storia d'amore di due lesbiche, cioè di un amore omosessuale. Diciamo che l'unica che non accetta questo tipo di amore è proprio la mamma di Valeria, che è interpretata da Lunetta Savino, che rappresenta un po' una donna piccolo borghese che ha paura di ciò che si dice intorno, nel vicinato, quindi un po' una retrograda e una bigotta, però questo viene... la pedofila, sento! Eccola, eccola! Claudia Pandolfi. Sto dicendo cose intelligenti, sto parlando di omosessualità, pensa. Oh. Sì, io, proprio io. L'essere più eterosessuale del mondo. Non è vero. E beh, ma è così che vanno le cose. È mio figlio. Vediamo. È mio figlio. No, questo. Claudia, bellissima con questa pancia. Sono anche abbastanza truccata, però. Sì, eh? Ma quello tutti. Che bella parentesi. Lei è la mia migliore amica. E mia bene. Sorella sul set. Sì. No, e quindi non mi ricordo più che stavo dicendo. Dopo no, parlavamo che appunto si racconta questa storia d'amore che non punta, e c'è questa tua mamma che è Lunetta Savino. E dicevo che la cosa interessante è che appunto non si parla della discriminazione, fortunatamente, perché non dovrebbe più esserci questa discriminazione, ma di cosa poi? Tutto ciò che esiste in natura è naturale. E quindi, cioè, perché? E quindi è divertente perché viene raccontata e si ridicolizza proprio la severità e il bigottismo di questa madre, quindi tutte le persone intorno in realtà amano questa coppia, perché è una coppia che si ama, che si vuole bene, che si accetta, e quindi nessuno va contro, cioè, insomma, non ci sono elementi di ostacoli, così, ostacoli, bastoni tra le ruote. Prossimi progetti? Tanti, fortunatamente è un periodo molto bello, sto innanzitutto adesso facendo le prove per uno spettacolo teatrale di Cristina Comencini per la regia di Paola Rota, che si chiama Due Partite, con Giulia Michelini, Caterina Guzzanti e Paola Minaccioni, che debutterà a Roma il 12 novembre all'Ambra Iovinelli, quindi venite tutti. E poi ho appena finito di girare il film di Natale di Little Greg, che si chiama Natale col Boss, e Francesco Mandelli e Paolo Ruffini e tantissimi altri attori. E Peppino poi... Di Capri? Peppino Di Capri, lo abbiamo svelato, sai, proprio noi ieri di spettacolo. Ah, sì. E poi un altro film di Fabio De Luigi che girerò tra 15 giorni. Va bene, allora buona felicità. Grazie, guardate tutti questa serie perché è veramente interessante, veramente divertente e fa venire il buon umore. Quindi è arrivata la felicità su Rai 1 il giovedì sera. Grazie Giulia. Ciao, buona felicità a tutti.